dovette ricordare che da molto tempo egli aveva riconosciuto il servizio come un dovere ed uno dei suoi mezzi di servire era di colpire, di abbattere gli oppressori e di respingere coloro che infliggevano sofferenze. La sua collera si accendeva contro ogni forma di torto ed egli lavorava per i deboli e può darsi che egli abbia fatto il lavoro di un eroe nel mondo. Ma entro la calma atmosfera della corte del Tempio, illuminata dai raggi di pura compassione che si sprigionano dal Santo dei Santi, non vi è più posto per nessuna specie di collera, sia pur scevra da ogni antagonismo personale. Ora l'aspirante deve imparare che coloro i quali fanno del male sono essi pure suoi fratelli e che soffrono più essi agendo male che non le loro vittime ricevendo gli affronti. Deve ora imparare che questo suo nobile sdegno, questo suo furore contro ogni torto e questo fuoco che si scatena per fermare un'ingiustizia, anche se non rivolti a se stesso, non sono le caratteristiche dello spirito che lotta per avanzare verso il divino. La vita divina ama tutti i suoi figli che essa manda nel mondo. Non importa quale sia la loro posizione o quanto basso sia il grado della loro evoluzione. L'amore divino, dal quale tutto emana, non esclude nulla. La vita, che è divina, è il cuore di tutto ciò che esiste e Dio è presente nel cuore del malfattore come in quello del santo. Penetrando nella corte esterna, il divino deve essere riconosciuto per quanto fitti siano i veli che lo nascondono. Colà gli occhi dell'anima si devono aprire e non devono più esistere veli fra essa e il sé degli altri uomini. Perciò il nobile sdegno deve essere purificato di tutto quanto assomiglia a collera e trasformato in energia che non esorbiti dalla sua sfera di aiuto finché questa grande forza dello spirito diventa un'energia di assoluta purezza che si slancia a porgere aiuto al tiranno come allo schiavo, che abbraccia entro i suoi limiti il calpestatore come il calpestato. I salvatori dell'umanità non scelgono coloro che essi vogliono servire. Il loro servizio non conosce limitazioni ed essi, che sono i servi di tutti, non hanno odio per nessuno in tutto l'universo. Ciò che una volta era collera, con la purificazione deve diventare protezione per i deboli, opposizione impersonale contro il male, perfetta giustizia per tutti. Come per la collera, così anche per l'amore, per quell'amore che cominciò a nascere in lui nella sua forma più povera e più bassa, quando lo spirito cominciò a crescere, che si manifestò forse in forme ripugnanti e vili, che conobbe soltanto l'attrazione verso un altro essere e che nel soddisfacimento di se stesso non si curò di quanto poteva capitare all'essere amato. A misura che lo spirito è andato crescendo, l'amore ha cambiato carattere, è diventato più nobile, meno egoistico, meno impersonale, finché si è attaccato ai più alti elementi nella persona amata, anziché fermarsi all'involucro esterno. E l'amore, che era sensuale, è diventato puro e morale. Deve essere reso ancora più puro quando il candidato è entrato nella corte esterna del Tempio, perché gli deve portare con sé l'amore, un amore che abbia cominciato a perdere la sua esclusività, un amore il cui fuoco deve essere mantenuto sempre più ardente, proiettando il suo calore sempre più all'infuori. Deve essere purificato di tutto ciò che appartiene alla natura inferiore. E ciò significa che questo sarà un amore proteso verso tutti, per cui cercherà sempre di servire gli altri anziché servire se stesso. Cercherà sempre quanto può dare
anziché quanto può prendere. In tal modo questo amore diventerà gradatamente divino nella sua essenza, riversandosi piuttosto nella misura del bisogno che non in considerazione di quanto riceverà in cambio. Mentre l'anima è così intenta alla propria purificazione e lavora senza posa per servire l'umanità, dovrà volontariamente sottoporsi ad un controllo incessante. L'impersonalità sarà la cosiddetta spada Ituriel, ovvero spada magica, il cui contatto toglie ogni illusione ed obbliga ogni cosa a rivelarsi sotto il suo vero aspetto. Ecco, questa impersonalità sarà una pietra di paragone alla quale sottoporrà tutte le sue azioni. Con imparzialità dovrà osservare le reazioni che avranno luogo al contatto della spada magica. Nel rendere un servizio, nel compiere un'azione che giudica utile all'umanità, deve attentamente esaminare tanto l'azione quanto il motivo, per essere sicuro che il veleno insidioso dell'egoismo non venga penetrato, non sia penetrato nell'energia che riteneva unicamente spesa per il bene dell'umanità. Se si accorge che si preoccupa più del suo successo che del lavoro in se stesso, se in seguito ad un suo insuccesso vede che il suo lavoro è stato invece ben eseguito da altri e ne prova disappunto, pur essendo felice nel vedere il lavoro compiuto, allora egli sa che la personalità dimora tuttora in lui e che se le cose fossero come dovrebbero essere, egli si preoccuperebbe soltanto del trionfo del servizio e non della parte da lui avuta in questo trionfo. E se trova che nell'insuccesso personale vi è tuttora una stilla di disappunto, se trova che in seguito all'incapacità della sua impetuosa energia risente alcunché di deprimente, qualcosa che somiglia allo scoraggiamento, che oscura per un momento la sua pace, la sua serenità, allora egli si rende conto che in tutto ciò esiste ancora una parte della sua personalità che deve essere superata e si mette al lavoro per liberarsi anche di quella debolezza e per togliere quella nube che oscura gli occhi dello spirito. E se nello scandagliare la natura del suo amore egli trova che quivi pure esiste un certo raffreddamento, una sensazione di disappunto quando l'oggetto del suo amore rimane indifferente al suo dare, malgrado il suo nobile servizio e il suo molto amare, se trova che il corso del suo amore tende a fermarsi e a ritirarsi, perché coloro ai quali l'amore è dato non rispondono con altrettanto amore, allora questo spirito, così severo verso se stesso, mentre è pieno di compassione verso tutti gli altri, sa che anche qui dimora ancora una subdola rimanenza di personalità e che ancora egli lavora per se stesso e non ha trovato la sua più grande gioia nella semplice gloria del dare. Quindi di nuovo si pone al lavoro questo spirito entrato nella corte esterna del tempio e lavora per purificare quella rimanente parte della personalità finché l'amore fluisce, senza mai chiedere se qualche cosa gli sarà dato in cambio, senza mai aspettare se il suo amore sarà corrisposto, poiché egli sa in verità che vi è maggior bisogno di amore laddove nessuna risposta all'amore viene data, e sa che quegli spiriti che maggiormente hanno bisogno di ricevere sono quelli che al presente non danno nulla all'amore che aiuta. In questo modo lo spirito deliberatamente lotta per crescere, deliberatamente lavora su se stesso, purificando sempre la natura inferiore con uno sforzo indefesso, con incessanti richieste. Continuamente si paragona non a coloro che sono al di sotto di lui, ma a coloro che sono al di sopra.
Egli alza sempre gli occhi verso coloro che sono arrivati e non guarda in basso verso coloro che ancora stanno salendo verso la corte esterna, per la corte esterna. E non può mai riposare un minuto, non può mai essere contento finché non vede che la meta gli è sempre più vicina. Finché diminuisce nel suo interno l'opposizione al passaggio della luce degli esseri benedetti che sono diventati divini. Entro questa corte esterna, le tentazioni degli uomini provengono dalle loro virtù, non dai loro vizi. Insidiose tentazioni assalgono la loro natura con l'apparenza di angeli di luce. E sempre la tentazione per questi spiriti, che si trovano all'avanguardia, proviene da quanto vi è di più nobile in essi. Sono le loro virtù che vengono prese di mira e, approfittando della loro poca esperienza, vengono trasformate in tentazioni. Essi hanno superato il punto in cui il vizio li può attirare o contaminare ed è soltanto con l'apparenza della virtù che l'illusione può ancora farli deviare. Questa è la ragione per cui essi sono così severi ed esigenti verso se stessi. Essi ben sanno, sia a causa dei loro passi falsi, ma anche a causa di quelli dei loro compagni, che quelle virtù tanto difficili da praticare nel mondo inferiore sono quelle stesse che diventano facili a coloro che sono entrati nella corte esterna e che esse sono allora in un certo qual modo carpite dal nemico onde trasformarle in tentazioni proprio per far vacillare chi si trova sul sentiero. E perciò essi imparano che l'unica loro salvezza è il vivere nella luce del sé superiore. Perciò essi sentono che non osano avvicinarsi alla porta del tempio finché quella loro luce non è raggiante e quindi cercano con tutte le loro forze di rendersi perfettamente traslucidi. Perché altrimenti come potrebbero essi osare di accostarsi ad una luce in confronto della quale tutto ciò che qui è luce non è che ombra? Come potrebbero osare di entrare in una luce che nessun occhio impuro può sopportare a causa dell'abbacinante qualità dei suoi raggi, che fa sì che tutto ciò che noi chiamiamo virtù sembri imperfetto e tutto ciò che chiamiamo bellezza sembri brutto ed insipido? Come potrebbero osare di penetrare nel tempio, ove gli occhi del maestro si poseranno su di essi che se ne staranno con lo spirito scoperto alla sua presenza? Come oseranno starsene lì, se entro il cuore avranno tuttora una macchia, se quando egli guarderà nel loro cuore, vi troverà una sozzura che offenderà la purezza del suo sguardo. Perciò avviene che in questa corte esterna le cose che sono penose nel mondo esterno diventano gioiose e la sofferenza che purifica è accolta come il più caro degli amici. Perciò avviene che quel modello di tutti gli yogi, colui che si dice sia egli stesso il grande yogi, il maestro e il patrono di tutto, ha la sua dimora nella terra ardente e nelle fiamme che sempre giocano intorno alla sua presenza e divorano quanto toccano. Poiché nel cuore di coloro che abitano la corte esterna vi sono recessi nascosti in cui la luce non è ancora penetrata e la purificazione finale, prima che si entri nel tempio, proviene da quelle fiamme viventi del Signore stesso, le quali bruciano tutto ciò che si appiatta nell'ombra, nelle camere nascoste del cuore di colui che sarà un discepolo. Egli ha dato se stesso al Signore e nulla lo trattiene indietro. In quel potente braciere, posto davanti alla porta del tempio, sta il fuoco divorante attraverso cui tutti devono passare prima che la porta del tempio si spalanchi. È oltre il fuoco
È in esso che il grande Yogi può essere veduto, colui dal quale queste fiamme provengono e che prendono il loro potere di purificazione dalla gloria dei suoi piedi. È da lui, il grande guru, che viene data la purificazione finale al discepolo, il quale entra allora dalla porta che si chiude per sempre su tutti gli interessi del mondo inferiore, salvo quello del servizio, che lo separa da tutti gli umani desideri, salvo quello di lavorare per la redenzione dell'umanità. Non rimane nulla sulla terra capace di attirarlo, perché egli ha veduto la faccia del suo Signore e di fronte a questa tutte le altre luci diventano ombre.